ho cominciato lo sciopero della fame e della sete, e semplicemente perché ci stavano mettendo in condizione di dire chiudiamo. Quando ti rendi conto che una cosa non viene fatta semplicemente perché c'è un problema, ma viene fatta semplicemente perché tu debba chiudere, perché se nell'ASL tutti i pagamenti sono fermi ad aprile, invece ai cogestori, cioè alle cooperative sociali, vengono bloccati a novembre, c'è qualcosa che non va. Se noi vediamo che stanno chiamando i ragazzi e le famiglie, in alcuni casi per dire che li vogliono reinserire in cliniche e in centri riabilitativi, e le famiglie allarmate ci chiamano e disperate ci dicono che come bisogna fare. Allora, a me quello che fa male è una cosa: questi ragazzi hanno, per poter uscire da quella situazione iniziale che vivevano, cioè di forte depressione, alcuni di loro soffrono di schizofrenia, tante tante patologie non belle. Li abbiamo presi con mano e detto che si poteva fare, insieme ci si poteva costruire un percorso diverso e migliore. Io non posso immaginare di guardare negli occhi a questi ragazzi e eventualmente dirgli che abbiamo scherzato. Scusateci tanto, giocavamo, non avevamo mica capito che stavamo scherzando. E quindi riandate nell'esilio dove stavate. E contro chi stai facendo questo sciopero? I muri di gomma, le istituzioni che non decidono. Qui basterebbe anche un no, no, non si fa, ci fermeremmo. Però avremmo davanti chi si assume la responsabilità di rinchiudere i ragazzi e di chiudere i beni In confiscati. questo caso è solo l'ASL di Caserta. In realtà ha una sponda regionale, ha una sponda soprattutto in quelli che nella politica non vedono di buon occhio eventualmente la partecipazione dei cittadini sul territorio, con autonomia e dignità. Allora qualcuno pensava che era una questione esclusivamente di soldi. Allora l'ASL Caserta ha fatto una scheda dove all'interno contempla tutti i servizi, tranne il servizio del budget di salute. Dovrebbe modificare quella scheda e inserire il budget di salute in quella scheda. E la regione dovrebbe o approvare o bocciare la legge sui budget di cura. Io un minuto dopo, sia che l'approvano e sia che la bocciano, interrompo sia lo sciopero della fame che della sete. Io dico all'onorevole Caldoro, abbiamo visto già lo scempio che hanno fatto su questo territorio, abbiamo visto l'assenza totale del lavoro che i giovani vivono. Stavamo costruendo una possibilità di speranza comune, fatta soprattutto sui beni comuni. Si deve prendere la responsabilità di sporcarsi le mani. Dire o sì o no, poter scegliere anche di stare dall'altra parte, è legittimo, lo capirei. Ma soprattutto non, assolutamente non accetto, non accetterò mai l'indifferenza e il silenzio. Uccide più della camorra.